Amici, buongiorno a tutti, io sono Michele e benvenuti su MCARP. Oggi giornata di unboxing. Oggi è il secondo unboxing. Settimana scorsa abbiamo fatto l'unboxing dei prodotti che mi sono arrivati da Carfishing Online e oggi, sorpresona, da Black Hook. Tac, scatolone, questa volta molto più grande, fustino del Dash. E quindi, se volete scoprire che cosa c'è dentro questa scatola, seguitemi fino alla fine perché ci saranno un sacco di sorprese. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube perché? Perché se siete appassionati di carfishing, questo è il vostro canale. Quindi spingete iscriviti e attivate la campanella. Per attivare la campanella, basta spuntare proprio la campanellina, il simbolino della campanella. Questo vi permetterà di essere sempre aggiornati sui nuovi video. Ogni video nuovo venerdì alle 18, ma ci sono anche dei video durante la settimana e con la campanella sarete sempre avvertiti. Ultima cosa, ma non ultima, prima sigla! Eccomi qua, direttamente da Roma è arrivato il fustino del Dash dal Black Hook. Sì, via Magliani 63 Roma. Tec. Partito, anzi, ordine fatto domenica. Poi, come vi ho raccontato, ci sono state alcune vicissitudini particolari. Prima mancavano delle girelle e quindi le ho ordinate da un altro sito, da Hobby Pesca Acquari. Poi il pacco, dopo aver pagato con bonifico, mi ha telefonato il titolare dicendo che non c'era un tavolino della Nash che avevo ordinato, anzi che il ragazzo mi aveva messo un tavolino diverso. E quindi ha dovuto toglierlo, ma ormai era stato fatto il bonifico, quindi non poteva stornare i soldi che gli avevo dato. Mi rimanevano 15 euro e così ho deciso di acquistare dei prodotti diversi che poi vedrete qua dentro al fustino. Vi faccio vedere anche una novità. Ta-da! Eccoci qua, mi sono rotto un dito, quindi ne ho per 40 giorni purtroppo e quindi non mi rimane che mettermi a fare dei terminali, passarmi il tempo e farvi vedere tutte le cose che sto comprando in internet perché annoiandomi mi sono fatto prendere dagli acquisti in internet. Ciao Miki, c'è Miki lì in fondo che vi saluta tutti, anche lui, c'è anche Minnie ma non la vedete. Ve la faccio vedere io. Eccola qua anche Minnie, ciao. Ecco, Mickey e Minnie, tutte e due. Ok, lo vedevo da lì. E quindi sono curiosissimo di vedere tutte le cose che ho acquistato, perché ce ne sono veramente tante ed è pieno. E quindi adesso ve lo apro davanti a voi. Ta-da! Taglierino e via. Andiamo leggero perché vedo che è veramente straripante di roba, quindi non vorrei fare dei disastri. Mettiamo la punta al minimo. Eh sì, ho fatto bene a mettere la punta al minimo perché è pieno, pieno, pieno. Eccolo qua. Ecco qua. E voilà, le jeux sont faits. Tiriamo fuori la bolla d'acquisto. Ok, qua mi tolgono il tavolino come mi era stato detto e mi tolgono le quick change, cioè le girelline, ma in compenso dai quei 14,50 euro che dovrebbe essere
il tavolino, ho optato per, tanto c'è anche l'adesivo Black Hook, questo vediamo dove metterlo. Ho optato per due piombi stile grippa da 4 once, sono ben fatti, belli, mimetici, mi sembrano proprio dei bellissimi piombi. Gli dà un valore più o meno di 4 euro, quindi 2 euro l'uno. E poi, dal momento che non le ho mai provate e loro sono rivenditori, ecco qua le famose Anywater che adesso vanno tanto di moda perché sono sponsor di Fanucchi, di Vanacore, di tanti carpisti che sono su social, sono bravi, sono famosi. E il titolare mi ha detto: guarda, se non hai mai usato questo tipo di esca, ti do la banana e Scopex 20 mm, 1 kg, quello dei 20 mm l'ho deciso io perché sono quelle che vanno per la maggiore. Le proverò sicuramente, poi vi dirò anche come mi sono trovato e sono curiosissimo però dopo di provare anche le Scopex Squid della Nash e di Anywater che le fanno entrambi e forse farò una recensione per provarle insieme, ma anche le Elite che sono molto molto interessanti. Però questo sicuramente sarà una cosa che faremo in un altro episodio. Oggi parliamo di unboxing, non di esche. Però bella la confezione, di quelle, anche sono, sì, adesso parlo, siamo un'azienda giovane creata da due ragazzi ambiziosi sul mercato dal 2013, proprio una bella confezione da prodotti Elite, prodotti di qualità. Questa ha un valore, acquistata così, di, vediamo un attimo, 11,50 euro, quindi stiamo parlando di esche buone di qualità. Qui mi ha messo lo scontrino, la fattura. Poi c'è un po' di tutto qua dentro, un po' di tutto, e andiamo a sviscerare il pacco. Intanto eccolo qua della Nash, cucchiaione per pastura, tac, e uno. Poi ordinato una rete per il guadino, 42 pollici, il guadino della Nash, questa ha un prezzo strepitoso, costa pochissimo. Aspetta che vi dico anche i prezzi, allora intanto che ci siamo. Allora, praticamente la rete costa 16,90 euro, sembra ben fatta, è molto carina, poi ne seguirà sicuramente una recensione per questo prodotto, ma oggi solo unboxing e oggi tiro fuori solo i prodotti. Poi con prezzario alla mano, qua intanto vola via tutto perché si è alzato il vento, il cucchiaio, il particle spoon, quello di prima, questo qui, così non vi tralascio nulla, forato così non ci facciamo il bagno quando spariamo le nostre particle, viene 16,90 euro. In teoria ci dovrebbe essere anche il manico, dopo lo cerchiamo. Poi, tada! Questo non vedevo l'ora. Il
il RigSafe, RigStorage System, RigSafe, questo è il large, quello grande, l'XL, fichissimo. Questo non vedevo l'ora, rigido, bello, fatto bene, come avete visto nell'altro negozio Carfishing Online, ho preso altri pin, scusate, ci stanno circa 90 rig e in questi giorni lo riempirò. Fanno altri prodotti che è il mini RigSafe, che è quello più piccolo, ma a me interessa questo così ci stanno terminali anche da 30 centimetri. Fanno il combi dove da una parte hai il portarighe, dall'altra hai il portascatolini e il Chod Safe per i Chod. Buttiamo qua anche questo. Poi, eccolo qua. Dal momento che mi devo creare i chod, ho preso anche il chod safe. Questo dopo mi permetterà di stivare anche tutti i chod che farò, perché i chod me li farò io e in un prossimo video vi farò vedere anche come crearli. Eccolo qua. Poi, eccolo qua. È saltato fuori anche il manico. Questo è un gran manico, guarda che è bellissimo, che figata, guarda. Manico. Tac. Io poi ho anche il bastone quello lungo di un vecchio guadino che si va ad infilare perfettamente. E così ho il manico corto. Eccolo, strepitoso, no, è fatto veramente. Questo è fatto veramente bene. Manico corto con l'impugnatura. Ok. Brava, brava Nash. Brava Nash, brava Nash. Slotted particle spoon. Brava Nash. Ho tante altre cosine che adesso vi farò vedere. Ah, ecco il Chod. Non vi ho parlato dei prezzi. Allora, il Corda Chod Safe viene 27 euro, quindi il porta Chod, eccolo qua. A specchio, porta Chod, eccolo qua. Invece, dove sei finito? Non c'è. Il RigSafe viene, quindi questo qua viene 28,90 euro. Io a meno, guardando online, non l'ho trovato da nessuna parte, ma ditemi se l'avete pagato meno, se lo trovate sicuramente a Crimax, ad esempio, loro ce l'hanno di sicuro. Ditemi se l'avete trovato a meno. Poi, che c'è ancora? Allora, qui c'è una cosa bella grande, ma che vi svelo dopo, alla fine, perché c'è un aneddoto che vi voglio raccontare, però questo solo alla fine. E andiamo a prendere un po' di minuteria. Anzi, prima questo qua. Allora, prima questo. Allora, monofilo nuovo. Tec, eccolo qua, della Fox. Relativamente economico, o comunque è un 1000 metri. Il Fox Adaptive Camouflage Soft Steel. È un monofilo leggermente affondante, ma non è questa la sua peculiarità. La peculiarità di questo monofilo è che è mimetico.
Ho preso questo, l'ho acquistato proprio per utilizzarlo a ostellato. Costa 18,30 euro, 1000 metri, quindi andrò ad imbobinare tutti e tre i mulinelli con questo monofilo. È uno 0,33, quindi un 16 libbre, quindi è più sottile dei soliti che utilizzo. Solitamente utilizzo degli 0,35. Però voglio, dal momento che a ostellato non ci sono ostacoli, comunque non ci sono zone pericolose, non c'è bisogno di forzare il pesce, e quindi utilizzerò questo monofilo mimetico, perché anche in questo caso comunque lì stiamo parlando di carpe sospettose, abituate a essere pescate, e quindi si va a cercare di lavorare in fino, di fino. Poi parliamo un pochino di minuteria. Che cosa ho preso? Ho preso dei back led da 21 grammi della Fox, eccoli qua. Due confezioni, tre pezzi l'uno. Questi non ne ho mai abbastanza, perché quando pesco solitamente dove ci sono degli ostacoli, sistematicamente li perdo. Anche qui, super prezzo, 16,60 euro in tutto. Poi andiamo su sempre minuteria. Qui ci sono altre componenti per creare spinner rig e cod rig. Innanzitutto vediamo quante ne ho prese. Allora, così tante. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, perché anche queste, come le palline da mettere di gomma da mettere sugli ami, ne uso un'infinità. E voilà, messie, questi sono le micro ring swivel della corda. Una volta non si trovavano, si trovavano solo quelle della Fox. Adesso provo questo modello qua. Eccolo qua. Ok, taglia media. Sì, sono perfette. Le utilizzo nello spinner rig e nel cod rig per innescare le boilies, come c'è nella figura che vi faccio vedere. Eccola qua. Eccola qua. Perfetto. Loro. Poi, cosa abbiamo ancora? Abbiamo delle crimps. Da 0,6. Eccoli qua, queste da utilizzare anche in questo caso con alcuni monofili. Ne ho prese tre paia, anzi tre confezioni, scusate. Eccole qua. Ok, queste sono nate per crimpare alcuni monofili tipo il cod, per fare i cod rig e per fare lo spinner rig, sempre di corda. E se ho preso le crimps, non poteva mancare il crimp tool, cioè la crimpatrice. Eccola qua, sempre corda.
questo arnese è per forza, eccolo qua, vediamo, è l'arnese che serve per crimpare. Ok, e se voglio crimpare mi serviranno gli accessori adatti, anzi i monofili adatti per crimpare. Ed eccoli qui. Allora, cosa c'è? C'è il boom, boom, eccolo qua. Questo è quello che andrò ad utilizzare per quanto riguarda lo spinner rig, fluorocarbon molto rigido, perfetto per creare appunto dei terminali rigidi come lo spinner rig e il mousetrap, che è proprio nato da corda per fare il chod rig. Entrambi sono crimpabili. Dietro vi fanno vedere che si possono anche annodare naturalmente, però sono stati studiati prevalentemente in questi formati per essere crimpati. E arriviamo alla fine, perché anche questa volta l'unboxing è infinita, è stata molto lunga. Ho preso questo. Ve lo faccio leggere, è il Fox Aquos Camolite e via Water Rig Bucket. Allora, è il secchiellino della Fox di nuovo, non c'è da tanto, non l'hanno fatto da tanto, comodissimo perché avete una parte trasparente, voi lo riempite d'acqua, poi si può utilizzare anche come secchiello per le carpe, ma questo è molto comodo perché ve lo portate dentro al materassino dove volete, così chiuso, e quando volete vedere se la vostra pop-up, il vostro innesco bilanciato funziona correttamente, lo andate a riempire con l'acqua del lago ed è perfetto. Questo è un po' che lo volevo prendere, ma su vari siti era sempre finito e quindi non riuscivo mai ad averlo. Inizialmente doveva ancora uscire questo tipo di prodotto ed ero rimasto piacevolmente sorpreso dall'innovazione di Ridge Monkey. Ridge Monkey ha fatto un secchiello che è identico a quello che solitamente vedete nei video precedenti lo vedrete praticamente sempre perché è il secchiellino che uso per bagnare le carpe, per tenere bagnate le carpe, ed è un secchiello totalmente in EVA come questo, però in PVC praticamente, però non è trasparente, è tutto verde. L'anno dopo è uscito sempre da Rich Monkey lo stesso prodotto, però con un lato trasparente. Ho detto, cavolo, mi sarebbe veramente piaciuto, però ce l'ho già e quindi adesso sto bilanciando le esche con quel prodotto lì, ma l'acqua purtroppo che c'è nei canali dove pesco non è così cristallina e spesso non si vede benissimo. In questo caso invece con la rifrazione del sole si vede perfettamente come lavora il terminale qua con l'acqua, pieno con l'acqua. Ed ero veramente indeciso tra prendere quel secchiello là che conosco essere di grandissima fattura, strepitoso, di qualità eccelsa, oppure questo. Alla fine ho deciso di prendere questo perché? Perché essendo lungo, quindi non tondo, anche se ho un terminale un pochino più lungo, è come metterlo in un piccolo acquario e vedo proprio come lavora al 100% anche disteso il terminale.
Ma l'aneddoto che vi volevo raccontare è questo, poi chiudo il tutto. L'aneddoto è questo, praticamente mi sono ritrovato qualche giorno dopo aver comprato questi prodotti qua, che c'era un piccolo concorso di Reach Bank Italia sulla loro pagina Facebook, dove diceva di taggare varie persone, mettere mi piace, condividere sulla propria pagina e sul proprio profilo una loro pubblicità, il loro concorso, e si vinceva, dopo ve lo metto, se riesco ve lo metto, vi faccio vedere l'immagine, e si vinceva l'altro secchiello. Era una domenica, l'ho fatto al mattino. Alle 18 c'era l'estrazione. L'estrazione, alle 19 non sento niente, 18 e mezzo, 19 guardo Facebook, ma non c'è ancora scritto nulla. Allora scrivo nei commenti chi ha vinto. Dopo 2 secondi un mio amico di Facebook mi scrive: complimenti MicFab. E anche vado a vedere nella pagina di Rich Monkey, effettivamente ho vinto io e quindi adesso mi spediscono anche l'altro secchiello e quando arriverà vi farò vedere e li proviamo, vediamo qual è il migliore a livello di fattura, di materiali e tutto. Più o meno come prezzi siamo lì, eh. Questo qui viene, ci guardo subito, molto carino questo perché è camouflage e tutto, quindi molto carino quello della Fox. Questo viene 15,90 euro e l'altro più o meno 15-16 euro, quindi più o meno siamo sullo stesso prezzo, sullo stesso livello. E quindi li mettiamo a confronto. Sono due secchielli, cose molto semplici, però così vediamo due ditte, una che c'è da una vita, Fox, che è un'istituzione, e l'altra che è Rich Monkey, che è un marchio che è abbastanza nuovo, presenta prodotti innovativi, ma sempre molto molto utili e di fattura eccezionale, quindi fatti molto molto bene. Ok, amici, io direi che anche per oggi abbiamo concluso. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché se siete dei carpisti, se siete appassionati di pesca, questo è il mio canale e questo è il canale anche per voi, quindi è il tuo canale, il vostro canale. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video. In uscita ogni venerdì alle 18 un nuovo video e durante la settimana qualche piccolo video vi accompagnerà per non lasciarvi soli. Quindi con la campanella attivata verrete sempre avvertiti. E ci vediamo prossima settimana con il super unboxing, che è il numero 3. Ciao!